Bene, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuto a tutte le persone che sono qui, innanzitutto, perché diciamo che il Covid ci ha un po' disabituati, ecco, anche ad uscire di casa, ma preferiamo questa forma, preferiamo perché non c'è confronto rispetto al seguire passivamente da casa qui, l'interazione fra di noi è fondamentale, anche a scopo formativo. Quindi grazie a chi è qui. Grazie alle ACLI Lombardia che ci ospitano nella sala Giovanni Bianchi, grazie ai media che si sono interessati a questo nostro dibattito di oggi, quindi Sole 24 Ore Online e Radio Radicale che ci sta registrando, e naturalmente grazie ai relatori che hanno voluto accompagnarci in questa ultima esperienza, diciamo, di dibattito e di riflessione sul tema della democrazia. Professor Angelo Panebianco, accademico, scienze politiche e delle relazioni internazionali, devo spendere per forza qualche parola, insegna a Bologna, ma anche a Yulm, a San Raffaele, saggista, numerose sono le pubblicazioni sul tema della politica, della democrazia, dei processi politici, ma anche una pubblicazione che ho trovato interessante, l'automa e lo spirito, azioni individuali, istituzioni, imprese collettive. Fondamentalmente anche il tema su cui stiamo ragionando, fondamentalmente anche il tema della democrazia. Ecco, si gioca molto sul ruolo delle persone in questa fase storica, quindi la possibilità delle interazioni tra tutti gli enti interessati è fondamentale studiarla. Editorialista per il Corriere della Sera. E poi anche, naturalmente, il professor Salvatore Natoli, che ci ha aiutati nel pensare questa lezione, che arriva, come ho detto, al termine di un ciclo di riflessioni, di eventi, di conferenze sul tema della democrazia, della crisi della democrazia, ne parlerò dopo. Natoli, filosofo, accademico, filosofia teoretica, filosofia della politica, che peraltro presenterà sempre su un tema affine, presenterà l'11 marzo qui il suo lavoro ultimo uscito, Il posto dell'uomo nel mondo, ordine naturale e disordine umano. Come dicevo, questa lezione arriva al termine di un periodo molto impegnativo di riflessioni su democrazia, crisi della rappresentanza democratica e in tutti questi momenti che ci hanno visto anche partecipare con altre associazioni, C3Dem, alla Casa della Cultura, con Circolo de Amicis, sul lavoro, con dicevo, C3Dem a Lambrate, su una riflessione sulla democrazia sostanziale, sulla democrazia partecipativa, ecco, tutte le riflessioni nelle quali il ruolo delle persone via via inevitabilmente torna in risalto. Venendo subito però al contesto di oggi, sarò brevissimo. La questione della crisi delle democrazie. Qui già c'è un'ambiguità, o meglio, c'è una forma di ambiguità, perché noi quando diciamo questo, e non è egocentrismo, non è eurocentrismo, noi pensiamo sicuramente alla crisi delle democrazie occidentali, che poi in realtà, come abbiamo visto, da quando è uscito poi questo libro, All'alba di un nuovo mondo, le questioni si sono in un certo senso esasperate. Ci sono altre forme di democrazia. Naturalmente questo attiene alla parola stessa. Il concetto stesso di democrazia non è che sia così univoco. Quindi noi ci riferiamo esattamente alle democrazie occidentali. Questo ci aiuta a venire nel tema. Perché quando si riflette, ormai sono molti anni che da più parti, ormai quasi unanimemente, si riconosce che questo modello sta attraversando una fase di crisi, diciamo così, questo è un dato certo. Rispetto al passato, il dato certo è questo, che la fase è in crisi. A parte la fase di crisi, però anche il modo di leggerla, di capirla, va discusso. E allora oggi parliamo di questo fondamentalmente, cioè del fatto che sia una semplice fase transitoria oppure inevitabilmente un declino. Ci sono state naturalmente molte riflessioni su questo, diverse sono le scuole di pensiero. Il fatto che noi ci riferiamo diciamo, democrazia, alla democrazia occidentale,
ci fa capire che stiamo ragionando in un sistema di valori e di riferimenti molto preciso, all'interno del quale forse c'è la chiave che ci aiuterà ad uscire, che da questa fase comunque si uscirà in un modo o nell'altro, come forse sta proprio nel fatto che noi ci stiamo muovendo dentro a un quadro di riferimento piuttosto chiaro, cioè la democrazia occidentale. Se siete clima trasformazione, quindi lo vedremo grazie al contributo dei nostri due relatori, questo Panebianco che ha scritto questo libro molto interessante, devo dire, molto attuale. Sono scritto 3 anni fa, ma in realtà le cose sembrano verificarsi. E questa che tra le emergenze del nuovo millennio, così per tornare al titolo del nostro corso, è sicuramente una delle principali. La affrontiamo con questa considerazione che è quella di chiusura della prefazione del libro. Molto dipenderà dal realismo con il quale la nostra generazione e quella che seguiranno sapranno affrontare le sfide che incombono. Oggi chiudiamo un ragionamento e spero ne apriremo anche molti altri. Grazie. Allora, il mio intervento diciamo che è preliminare di servizio, anche perché forse non tutti hanno avuto la possibilità di leggere il libro prima. Quindi io presenterò i focus del testo e poi alla fine formulerò alcune domande che servono di apertura per una discussione, un dibattito. La tesi del testo è enunciata in copertina, in modo del tutto evidente. Solo il mondo occidentale e soprattutto l'Europa potranno preservare la società aperta e rilanciare un ordine internazionale legittimo. Qui c'è un'opzione di fondo. Solo il modello occidentale può rilanciare un ordine internazionale legittimo. E l'opzione di fondo, l'implicito di questa affermazione, è che quella che noi chiamiamo democrazia, questa forma politica, nella storia evolutiva delle forme politiche, nella sua selezione storica, è la forma complessivamente più riuscita, perché combina insieme il protagonismo di tutti e la libertà dei singoli. I contrassegni di questo modello selezionato nella storia evolutiva delle forme politiche è relativamente tardo, la sua cornice fondamentalmente è l'illuminismo. Ha come caratteristiche, nel libro è detto gioielli, come contrassegni, il rule of law, il governo limitato, quindi la limitazione del potere, i diritti individuali, la libertà e la democrazia, la scienza e la tecnica. Da notare che scienza e tecnica hanno avuto una accelerazione velocissima nella tarda modernità europea. Dico accelerazione, perché la Cina e altre culture erano giunti ad uno standard di conoscenze per molti versi superiore allo stadio in cui si trovava il cosiddetto Occidente mediterraneo. E potremmo dire anche
una cultura mediterranea, perché il Mediterraneo è stato l'ambiente, il bacino della confluenza di mobilità, e il fattore della mobilità è stato un elemento di grande incremento delle tecniche. Noi vediamo che praticamente dal 600 in avanti la caratteristica occidentale è oceanica, no? Sì. Rispetto alla statica di certi continenti, seppure avanzati, e quindi l'elemento della velocità, dell'accelerazione, dello scambio. In fondo la democrazia è un melting pot. È il sistema più ibrido che sia mai esistito. Anzi, l'ibridizzazione è stata la forza delle democrazie. Qui si parla molto di società di Stati Uniti. Ora, se c'è una società fortemente ibrida, contaminata come nessuno, è proprio gli Stati Uniti. E questo è stato un elemento della sua forza, della sua potenza. E quindi, quando si parla di incontro con l'altro, eccetera, eccetera, bisogna vedere in che contesto avviene, in quale modo. Ma se c'è stata una società di migranti, fondamentalmente, è stata negli Stati Uniti, soprattutto all'inizio del secolo. Quindi questi erano i caratteri che contraddistinguono, no? Rule of law, governo limitato, diritti individuali, libertà, scienza, tecnica. Ora, questo modello che nell'assunto è il meglio che la storia evolutiva delle forme politiche ha creato, oggi è in crisi. Ma vorrei fare una precisazione: è in crisi dentro, però le democrazie nel mondo sono di fatto inesistenti o radicalmente imperfette. Cioè la democrazia nel mondo è una anomalia. Noi pensiamo che il mondo sia democratico, e beh, basta studiare un po' il mappamondo, la geografia, si diceva, e ricaviamo che le democrazie sono un'anomalia nel mondo. E soprattutto se si contano le masse umane che sono controllate e dominate in società non democratiche, o di democrazie molto deboli, penso l'India, molto imprecise rispetto ai quattro punti che sono gli elementi caratterizzanti. Mancano molti di questi punti, o non sono del tutto funzionali. Non parliamo del mondo latinoamericano, no? Quindi la democrazia, laddove c'è, è una minoranza nel mondo, è un fattore anomalo. E quindi questa è una delle ragioni importanti di passaggio per mostrare quanto è difficile esportarla. Perché se è il prodotto di una lunga evoluzione storica, no? Noi in nell'Occidente praticamente la democrazia si è formata a partire dalle guerre di religione e venire in avanti. Prima non esisteva, se non in modi informali, comunali, no? Quindi è un prodotto nella storia evolutiva dell'umanità molto recente. E ha impiegato 3 secoli prima di assestarsi. Quindi estenderla nel mondo è molto improbabile. E allora si spiegano le democrature, dove passa uno di questi elementi ma non gli altri, dove il potere non è limitato perché è diretto sul popolo. E quindi la dimensione fondamentale della limitazione del potere, che è l'intermediazione sociale, non c'è.
quindi la dimensione mitica, imperiale o populista, perché sono delle mitologie queste, no? Cioè, assumere il popolo come una unità organica è un errore. Il popolo è stratificato in un gioco di interessi. Il popolo è un insieme di differenze. E allora se si rappresenta in questa sua diversità, allora si dà una rappresentazione adeguata di quello che è la realtà. Ma se lo si mitizza in unità, no? È un'invenzione. È un'invenzione politica. È un mito politico. Ora, questa anomalia nel mondo è in crisi dentro di sé. No? Quindi la lettura del libro ha due assi. Uno è il modello che di per sé nella storia evolutiva è il meglio che si sia raggiunto. E l'altro, beh, nonostante sia il meglio che si sia raggiunto, dentro di sé ha dei fattori e delle patologie riemergenti costantemente. Anche perché, vista la sua complessità, è un sistema politico gracile, perché è fortemente esposto alle instabilità. È eccellente se le controlla, ma siccome non è verticale, gerarchico e dominante, è in uno stato perpetuo di oscillazione. In genere gli stati gerarchici nel tempo si sono consunti. Direi che il modello occidentale ha proprio la vitalità della sua stessa precarietà. Gli altri sono caduti o per esplosione o per entropia. Il fatto che sia instabile e sempre a rischio, se ben gestito, è l'elemento che lo conserva meglio. Si tratta di vedere se è ben gestito. E quindi, dato per scontato l'anomalia della democrazia, ci sono le patologie interne della democrazia. Allora, qui vado veloce, Padre Bianco indica quali sono queste patologie e poi distingue tra patologie che nascono, si generano da motivi congiunturali e che quindi possono essere riassorbite e patologie che indicano una modificazione strutturale del modello. Quindi ho già parlato delle democrazie illiberali. Ora, una delle dimensioni che sono emerse costantemente in questi ultimi anni, appunto i populismi, e questo è dovuto a una violenta semplificazione della società. Per un lato una grande differenziazione. Per l'altro, una crisi delle forme della rappresentanza, favorita dal fatto che la crisi economica, no, è stato uno degli elementi di indebolimento della democrazia, per uno scarto molto forte tra le richieste e le soluzioni. In genere le strette autoritarie sono state sempre direttamente proporzionali alle crisi economiche. No. Perché l'elemento della semplificazione è caratterizzato anche dal punto di vista della psicologia sociale da dinamiche di urgenza. La sofferenza dell'attesa, oltre certi limiti, non è sopportabile. Un altro dei fattori di crisi per l'Occidente è indicato è l'invecchiamento, una società invecchiata,
con il paradosso che nel mentre invecchia si indebolisce, ma ha bisogno di un sangue esterno. Ma un sangue esterno è estraneo. E siccome le interazioni storiche sono di tempo lungo, evidentemente in un impatto molto forte la possibilità di una di uno scambio. Ecco, io preferirei, sarebbe più giusto, più che parlare di integrazione, di interazione. Interazione. Certo. Perché i processi integrativi è una reduzione ad unum. E non possono funzionare. Quelli invece di interazione producono corrispondenze. C'è un'affermazione di Martin Buber che dice: non sono le ideologie o i miti a unificare gli uomini, ma la mimesi nella vita costante che vivono. Cioè a dire, la possibilità di incontro avviene per mimesi, non per sintesi. E quindi sono processi lunghi, devono essere gestiti. E anche qui noi ci siamo trovati ad affrontare questi problemi come problemi di urgenza. E qui c'è un deficit non dell'Italia, ma dell'Europa in generale. Cioè una sottostima della fase. Perché le immigrazioni vecchie, inizio del Novecento, erano fortissime ma ondate. No, la più grande migrazione negli anni 10, negli Stati Uniti, masse che si sono spostate. Adesso invece è costante. Non sono grandi masse, ma vengono sempre, per le ragioni che sappiamo. E allora, perché usavo il discorso la differenza interazione-integrazione? Questo lo spiega la ribellione delle seconde generazioni. Perché le prime generazioni, sia pure per necessità, sono subalterne. E quindi si piegano per una logica di sopravvivenza, come tutti i nuovi arrivati, perché sono ricattabili. Le seconde, che sono nate nelle sedi, rivendicano la loro identità come un diritto e la loro differenza come un qualcosa da preservare. E quindi il rebout è nelle seconde generazioni che non hanno più quella dimensione di ricatto e di sudditanza che hanno le prime. Ma questo è sempre accaduto nella storia, una costante. Quindi questi sono elementi di crisi. Lasciamo da parte la crisi morale che ci porterebbe lontano, cioè la capacità della cittadinanza di sapersi autoregolare. Ci sono dinamiche dissipative. E per molti versi, per esempio, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, la società moderna è una società caratterizzata da una iperstimolazione e che quindi abbassa le capacità individuali di autoregolatività. E quando i soggetti non sono capaci di autoregolarsi, noi abbiamo di necessità un'inflazione legislativa. L'inflazione legislativa è direttamente proporzionale al deficit individuale di cittadinanza. Perché il governo non è un qualcosa che è sopra. Quando si parla di individui, il governo è l'autogoverno. L'illuminismo è Kant, altrimenti è un'altra cosa. E noi abbiamo invece dei comportamenti seriali. E qui le comunicazioni di massa, come capacità di sviluppare uniformità, e quindi un deficit critico, in termini di critica politica, cioè di senso della cittadinanza. E questo è un elemento di degrado della democrazia.
Allora, tendo a chiudere un po' questi focus per aprire la discussione. C'è una crisi congiunturale che è data dalle crisi economiche che abbiamo avuto, i fattori economici sono determinanti, e c'è invece una crisi strutturale. E qui il discorso diventa davvero geopolitico nel libro di Pane Bianco. Perché qual è stato il volano che ha permesso a questo modello occidentale di reggere e, per quanto anomala rispetto al mondo, di tenere? Qual è stato il luogo storico-politico che ha permesso questo? E nel libro è chiaramente detto, sono stati gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati la dimensione geografica e politica che ha fatto reggere questo modello. Nato in Europa, ma soprattutto dopo le due guerre e dopo la Seconda Guerra Mondiale, tenuto in piedi fondamentalmente dalla potenza americana. Allora qui un primo quesito. Secondo me, in base a quello che è detto nel libro, sono concorde, che gli Stati Uniti nel complesso abbiano preservato la democrazia come modello. E in questo senso hanno preservato l'Europa, perché l'Europa non è un dato geografico, è una categoria storico-politica. Cioè, quando i padri fondatori sono andati lì, l'intenzione era di trasferire il meglio di Europa in una terra innocente, perché l'Europa era corrotta. L'ideale puritano e di frontiera che contraddistingue l'America nasce da qui. E quindi è l'Europa sana che loro hanno portato, e quindi lo spirito europeo. Quindi bisogna distinguere tra gli Stati Uniti come luogo geografico e potenza storica e quello che hanno preservato. E qui viene la divergenza, perché se il merito è di avere preservato e portato a compimento e perfezionato il modello illuminista, questo non vuol dire che non si sono ammalate, che non hanno fatto delle terribili carognate. E questo è molto importante anche per il dibattito, perché in base alle carognate che hanno fatto, si imputa sempre all'America tutto, dimenticando però il modello che hanno preservato. E questo fa parte, penso che tu sarai d'accordo, nella discussione pubblica oggi. I termini della questione sono questi. L'America ha fatto carognate. Sempre. Offuscando il modello che ha preservato. E che a tutt'oggi preserva. Quindi non tenere presente questa distinzione non permette al dibattito politico di svolgersi nei giusti termini. Ecco, questo era il tipo di domanda già che volevo porre, proprio a esplicazione di quanto dici. Tra l'altro poi tu, alla fine del libro, dici: guardate bene che io parlo di Occidente e non parlo di Stati Uniti. Per cui per un certo verso c'è una convergenza, per un altro verso c'è una divergenza. Perché il modello, come categoria storico-politica, è stato interpretato e garantito. Allora, qui il welfare occidentale è stato sostanzialmente alimentato, mantenuto dagli Stati Uniti. Questo ha pacificato. Con
qui la formula che usa Pane Bianco è giusta. C'è stato un patto in cui gli Stati Uniti hanno in certo senso autolimitato il loro potere con lo scambio dell'accettazione del loro dominio. Quindi una sorta di protettorato. Riconosciamo che tu ci garantisci sei più forte, accettiamo questo, ma la contropartita è io vi garantisco di stare in piedi. Quindi il grande welfare post-bellico ha a che fare molto con il sostegno degli Stati Uniti. Italia, ma non dimentichiamolo, la Germania. La Germania ha trovato negli Stati Uniti un elemento di sostegno, soprattutto quando era diviso, molto forte. Anche perché bisognava difendersi, guerra fredda, dall'altro fronte. Con la fine della guerra fredda, gli Stati Uniti si sono trovati esposti a un qualcosa più grande di loro. Cioè a dover esercitare un'egemonia nel mondo, ma in un mondo che non apparteneva alla loro sfera. Un mondo a sua volta in dissoluzione. Quindi oltre a delle debolezze interne del sistema, cioè a dire le tre rivoluzioni intrademocratiche, la rivoluzione dei più, la crescita della mobilità sociale, l'avanzamento delle pretese e soprattutto la riduzione di gap tra le élite e il popolo. E qui un'altra domanda, se per élite intendiamo il ceto politico o il sistema di rappresentanza, il gap è diminuito, il gap è, si è ridotto completamente, ma non solo ridotto, avanzamento di pretese e disconoscimento costante delle rappresentanze. Ma ciò ha fatto velo allo spostamento dei poteri. Non parlo dei poteri forti, ma dei luoghi veri della decisione. Che i parlamenti velano, ma non controllano. E quindi sono diventati i parlamenti sempre di più, e inevitabilmente, un meccanismo di legittimazione del potere, ma non di localizzazione del potere. E quindi, anziché rappresentanza del popolo, un elemento molto velante. Se ci aggiungete le media, qui noi abbiamo un meccanismo perverso, difficilmente districabile. E quindi dentro ci sono questi problemi. Ma tornando all'asse geopolitico, c'è tutta una parte dedicata all'Europa. Perché quando l'Europa beneficiava dell'America, secondo quell'accordo, la situazione era tranquilla. Ma quando l'America non ha più la forza di supportarla, l'Europa, lungi dall'unificarsi, si divide. Perché sotto protezione era unificata, anche se formalmente non lo era. Quando diventa Europa, non ha più la protezione, quindi quando deve diventare unita, divisa. Ecco il paradosso. Era unita quando era protetta, quando diventa autonoma divisa, perché non è supportata,
E allora sostanzialmente deve produrre lei quelle ricchezze che non sono più facilmente garantite da una situazione statica. Per di più, dall'altra parte non c'è una potenza da cui difendersi, e dall'altra parte, questo è importante, è saltato il potere sovietico, però le patologie di quella dittatura sono rimaste. E quindi Polonia, Ungheria, del modello democratico dei gioielli che abbiamo indicato c'è poco o niente. Quindi è saltata l'Unione Sovietica, ma non i virus iniettati, perché le trasformazioni sociali, cioè nella politica ci sono i tempi brevi delle epifanie e i tempi lunghi delle trasformazioni, e non vanno in pari. E quindi uscire da questo movimento esige un impegno non piccolo, non piccolo. Allora, si passa, come dice Pane Bianco, dall'unilateralismo, cioè il dominio degli Stati Uniti, alla dimensione multipolare, che non sempre è coerente, molte volte è sproporzionata. Cioè, dire, non è possibile il controllo, sfugge. Solo che, e qui un'altra domanda, se intendiamo l'Occidente come modello evolutivo in cui, diciamo, la realizzazione dei diritti è la più ampia possibile, va bene, ma che allo Stato non sia necessario tenere conto dell'aspetto multipolare del mondo, questo è inevitabile. Perché la guerra in Ucraina, nel suo significato geopolitico, ma su questo sono d'accordo tutti, è figlia della fine dell'Unione Sovietica, ma soprattutto è figlia della fine dell'assetto di Yalta. Questo è il senso storico. E questo vuol dire dimensione unipolare, che era già bipolare allora, perché non è stata mai, è stata unipolare nell'area dell'Occidente, ma nello spazio globale non è stata mai unipolare, è stata bipolare. Adesso è polivalente, perché nello spazio è entrata la Cina. E qui vado un po' più avanti, perché il libro accenna, prepara a dove siamo arrivati, ha ragione Luca. La guerra ucraina ha dichiarato ufficialmente che Yalta non funziona, che gli interlocutori sono diversi, l'asse è Stati Uniti-Cina. E dove la mettiamo, la Russia? La espungiamo? Questo è stato il grande errore dell'Occidente, qui ha ragione Kissinger. La fine dell'Unione Sovietica ha illuso che fosse sparita la Russia. Una presunzione dell'Occidente o una miopia, che in genere sono due facce della stessa medaglia, no? Perché il miope è presuntuoso. No? E Kissinger, da questo punto di vista, quando dice Nixon aveva aperto alla Cina, cioè aveva capito, aveva anticipato. Allora la fine di una cosa come l'Unione Sovietica non poteva essere lo svanire di un paese. L'illusione. Tutti hanno cercato il modello dell'Occidente, ma verbalmente, perché poi di fatto non lo hanno realizzato. Hanno prodotto delle storture terribili. Andiamo in Occidente. Ma lo stesso Putin all'inizio aveva chiesto di entrare. E su questo bisogna riflettere. Cioè, in stato di debolezza, anche lui ha chiesto una protezione. Puoi entrare nella NATO.
Questo si è dimenticato. Il risultato è stato il basso tasso di ceto politico mondiale. Ti salviamo economicamente, ti supportiamo, Merkel. Ti facciamo crescere, cioè non ti prendiamo nel lato per cui tu ti offri, ma ti ricattiamo. E quindi hanno generato il nemico. L'Occidente ha generato il nemico. Faccio un nome solo, Schröder, ma tutto il comportamento della Merkel. E lo strabismo nasceva dal fatto che l'altra dimensione di pericolo era la Cina ormai. E quindi l'Occidente si è messo fuori asse. Quindi quando si deve criticare, anche qui il dibattito politico, guerra in Ucraina, si vale armi, no. C'è un errore antecedente molto lontano di prospettiva, cioè di un ceto politico che dinanzi a una grande crisi non ne capisce la portata. Tant'è vero che poi cosa sono venute? Sono venute le esportazioni della democrazia. Abbiamo avuto le presidenze mediocri dei Bush, ubriaco e analfabeta, e abbiamo avuto Trump. Quindi la grande patologia interna, ecco lo scarto tra la grandezza del modello e la messa in esecuzione storica. Sono abbagli non giustificabili questi. E qui per una domanda, che è più un auspicio, che non mi sembra peregrina. Parto dalla richiesta di Putin di entrare nella NATO. È assurdo immaginare nel tempo lungo che la Russia divenga Europa? A parte la dimensione imperiale, l'ombra di Ivan, ma la grande intellettualità russa a partire dal Settecento è occidentale. È illuminista. La rivoluzione sovietica ha un gruppo dirigente di formazione occidentale e marxista. Non viene dai tartari. E queste elite sono sparite in Russia o ci sono? A calcolare dalla repressione e dagli imprigionamenti e dagli avvelenamenti, c'è un tracciato di questo antico patrimonio illuminista. Non mi pare peregrino, anche se difficile e utopico, ma domando, immaginate un'Europa con la Russia, il livello di potenza sterminato che avrebbe. Il mondo diventerebbe immediatamente tripolare, minimo, e forse anche pacificato, perché se la Russia è in Occidente, la guerra in Ucraina non c'è. Se tu li prendi a spicchi e a bocconi, quelli che restano fuori si comportano come quelli che restano fuori. Quindi la domanda utopica è perché il modello occidentale come categoria storico-politica, cioè il sistema delle libertà, divenga mondo, non possiamo tenere fuori un pezzo di mondo da queste libertà.
Allora, ci sono tante cose, quasi tutte, quello che ha detto il professor Natoli, su cui io sono d'accordo, d'accordo con lui. Allora, però, provo a fare delle osservazioni a margine. Integrazione e interazione, intanto, perché in effetti è un punto chiave, come capite bene, per tutti quanti noi, in realtà. In genere, c'è il rischio che il termine integrazione a volte lascia pensare questi qui devono adattarsi a noi, punto e basta, e quindi spogliarsi delle loro tradizioni. Però c'è anche un altro modo di intenderlo, e cioè non in questo, ma dicendo tu vieni e hai diritto di tenere le tue tradizioni, però ci sono un gruppo minimo di regole. Gioiellini. Sì, i gioiellini che ti chiediamo di Certo. accettare, no? Perché quindi intesa in questo senso non ha più la valenza di imposizione che poi soprattutto fallirebbe perché appunto le seconde generazioni si ribellano, no? E si ribellano sempre, no? Ti impongo no, io ti chiedo di accettare queste quattro cose, per il resto rispetto le tue tradizioni, no? E naturalmente è molto difficile, molto complicato. Se vedete, i paesi europei vanno ciascuno per conto suo sul problema dell'immigrazione. La Francia ha tentato la via dell'assimilazione, è andata male. La Gran Bretagna ha scelto il melting pot, che è la variante endogena dell'impero indiretto. L'impero governava attraverso le elite locali. Beh, allora facciamo così: arrivano qui a Londra, in Inghilterra, vari gruppi. Beh, io lascio alle elite locali la gestione. Un pasticcio terribile, naturalmente, anche quello. Quindi la strada francese non è fallita, la strada britannica dall'altro lato è fallita anch'essa. Tutte e due si trovano con mondi estranei e non integrati nel senso di accettazione di quelle quattro regole che. Poi c'è la via tedesca-italiana. La via tedesca-italiana non c'è nessuna scelta di alcun modello. A voi risulta che noi abbiamo una qualche. No, Non solo in questo. non abbiamo niente, ma di fatto sì. Cioè, di fatto noi tentiamo la coesistenza quotidiana, tacita, esattamente come i tedeschi, però, e su questo siamo simili a loro. Cioè, non c'è una dottrina, no? Che invece in qualche modo sia gli inglesi che i francesi hanno e hanno fallito, no? Noi forse falliamo lo stesso, ma almeno non abbiamo un modello di riferimento per cui falliamo, ma possiamo anche non accorgersi di avere fallito. Quindi, in effetti, da un lato c'è il tema certamente dell'interazione, come interagisci. Dall'altro, se quel poco che vale dell'espressione integrazione vale se la si intende non nel senso io ti impongo la mia cultura, perché tra l'altro implica una reazione inevitabile, no? Ma ti chiedo per cortesia di accettare queste quattro cose. Per favore, noi abbiamo alcune regole sulla libertà di espressione, sul rapporto tra le persone di sesso diverso, eccetera, eccetera. Ti chiediamo di accettare queste quattro cose, no? Poi per il resto ti tieni la tua cultura, la tua tradizione, che va benissimo. Non mi però queste quattro cose per favore me le accetti. È difficilissimo naturalmente riuscire a farlo, però l'altro punto. Sono molto d'accordo sul fatto che l'incapacità di autoregolarsi è il segno di un deficit di cittadinanza e la dimostrazione è sempre l'inflazione legislativa. Proprio perché tu non ti autoregoli, io devo produrre norme su norme per tentare di regolarti. Naturalmente, più produco norme, più c'è inflazione, quindi la norma perde valore quante più ne produco e quindi è una sorta di circolo vizioso. Però questa incapacità di autoregolarsi è anche collegata a un problema che è anche la domanda a quali elite ci si riferisce. È una tesi che troviamo, che già troviamo in
per esempio nel sociologo Elias, ed era già stata proposta in vari modi da Tocqueville, da Ortega e Gasset e così via. In realtà c'è un processo nel corso della modernizzazione di indebolimento di tutte le gerarchie sociali, familiari, sui luoghi di lavoro e così via, no? Cioè, per intenderci, i sistemi democratici di un tempo non erano tanto democratici, nel senso che si fondavano, la stabilità era anche fondata sul rispetto gerarchico, no? Quindi gerarchia all'interno della famiglia, il pater familias, il datore di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi c'era questo elemento. Questo elemento va erodendosi, ma nel tempo, nel corso del tempo, per cui i padri diventano gli amici dei loro figli, si passa al tu generalizzato, eccetera, eccetera. Elias fa un'analisi molto bella di questo processo in Germania, e quindi le gerarchie sociali, tutte, si indeboliscono drammaticamente. In parte la capacità di autolimitazione era anche dovuta alla presenza di queste gerarchie. Il loro drastico indebolimento, naturalmente, è come dire, liberi tutti, no? E con tutte le conseguenze del caso. Vediamo al problema degli Stati Uniti e delle carognate. Allora, qui le carognate possono essere intese in due modi. Date le specificità di una cultura, di una civiltà, eccetera, poi c'è la realpolitik, la competizione di potenze e così via. E lì le carognate si sprecano. Quale che sia la tua identità, quello è un ambito in cui tutti si sporcano le mani, sostanzialmente. E in qualche modo è impossibile non farlo. Cioè, diceva Raimondo Aron, giustamente, che quando si giudicano i politici bisogna cercare di mettersi nei loro panni. Cosa farei io? Cosa avrei fatto io se fossi stato al suo posto? Questo, perché questo diventa anche una lezione di modestia per noi, naturalmente, perché no, è facile poi parlare dall'esterno, ma poi quando ti trovi lì, le cose, soprattutto tenendo conto che anche i politici sono come noi, sono persone a razionalità limitata, che agiscono spesso sulla base di informazioni che non sono corrette, si copre solo ex post che non sono corrette e così via, esattamente come ciascuno di noi, noi possiamo anche pensare che abbiano più informazioni, ma il fatto di avere più informazioni non significa anche di avere migliori informazioni, anzi quando ho troppe informazioni forse vengo quindi intanto si tratta di distinguere quali sono, diciamo, le carognate fatte dagli Stati Uniti nell'ambito del normale gioco della politica internazionale e quali invece sono collegate al fenomeno di un declino relativo di potenza. Perché quando avviene un declino relativo di una potenza, questo produce dei cambiamenti. Gli Stati Uniti si sono potuti permettere appunto quello scambio ineguale con l'Europa. Io ti garantisco libertà, cioè non solo, ti garantisco anche dei beni pubblici, beni pubblici nel senso economico, ti garantisco stabilità monetaria, ti garantisco protezione militare, eccetera, eccetera, in cambio della tua accettazione della mia egemonia. No? Cioè, tu accetti la mia egemonia, ma io ti offro anche condizioni di libertà e così via. E benissimo. Però, nel momento dell'apice, in cui la potenza è al massimo, nella fase in cui interviene il declino relativo, la grande potenza ha minore capacità di dare questo. Intanto perché i suoi cittadini cominciano a dire: ma io non voglio pagare per l'impero, l'impero costa troppo, meglio l'egemonia, perché non è un impero quello statunitense, l'egemonia costa troppo, mi costa troppo in tasse. Quindi i cittadini si ribellano. Trump è un prodotto di questo. Però attenzione, persino una presidenza diversa, totalmente diversa, cioè quella di Obama, anche lì c'era una volontà di
ridurre la presenza imperiale, anche perché sì, certo, c'è la Cina, eccetera, quindi bisogna, abbiamo meno risorse di un tempo, perché adesso sono cresciute altre forze, altre potenze, e quindi dobbiamo risparmiare sulle risorse. Questo intacca lo scambio ineguale, perché a questo punto gli europei si sentono meno protetti, i beni pubblici, nel senso economico del termine, vengono forniti con minore sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi, allora, intanto si tratta di riuscire a distinguere questo, diciamo, la carognata standard, quella che è collegata alle dinamiche internazionali, e quelle che invece sono il segno di un, Di un di decadimento. un declino. Questo ci porta al tema multipolarismo. In effetti noi entriamo in un mondo multipolare, che è un mondo molto pericoloso purtroppo. Molto pericoloso perché non c'è una grande sfida. Se c'è, pensate alla guerra fredda, c'è una grande sfida, quindi da una parte o dall'altra ci si controlla a vicenda e così via. Questo diventa un mondo con sfide diffuse, perché in un mondo multipolare non ci sono solo le grandi potenze, ma anche in virtù del declino relativo degli Stati Uniti, una serie di medie potenze cominciano a muoversi in modo autonomo. L'America Latina si muove in modo autonomo. L'Arabia Saudita, che un tempo era sotto gli Stati Uniti, la Turchia, che tiene il piede in quattro staffe, in tutte le staffe possibili, fa parte della NATO, è contro la NATO, è con gli Stati Uniti ed è contro gli Stati Uniti, a seconda del gioco, a seconda del momento. E inoltre c'è un'altra cosa. Noi non conosciamo le regole del nuovo multipolarismo, non le conosciamo proprio perché se dobbiamo rifarci ai precedenti storici, i sistemi multipolari nella storia sono quasi sempre stati collegati, se non sempre, a condizioni di omogeneità culturale. C'era la frammentazione politica nella Grecia classica, ma c'era anche omogeneità culturale. Sì, c'era l'eterogeneità, c'erano i persiani, non c'era l'impero persiano, però all'interno anche la competizione che avveniva era tra simili, no? La stessa cosa nei regni combattenti cinesi prima del 2021 a.C., cioè prima dell'unificazione imperiale, anche lì competizione, ma all'interno di una cultura comune. La stessa cosa nell'Italia rinascimentale, competizione all'interno. La stessa cosa nell'Europa, nella prima Europa moderna, competizione, ma c'era la Repubblica Cristiana, no? Quindi, e qui invece stiamo parlando di un multipolarismo su scala globale, intanto, e in presenza di una forte, di forte eterogeneità culturale. Quindi ci muoviamo in una terra sconosciuta, in cui comprendiamo che i rischi. Questo mette anche in gioco un'altra cosa. Per esempio, adesso ci sono due tesi sul tema della globalizzazione, cioè la globalizzazione non è un termine molto, secondo me, preciso e corretto. Diciamo, a un certo punto c'è una forte crescita dell'interdipendenza economica transcontinentale, no? Questo mi sembra il modo corretto per dire. E oggi ci sono due tesi. Una dice, in realtà la globalizzazione procede per conto suo, tranquilla, nonostante la crisi economico-finanziaria del 2008, il protezionismo di Trump, la guerra in Ucraina, nonostante tutto, la globalizzazione procede. La seconda tesi dice: no, no, siamo in una fase di deglobalizzazione dovuta a divisioni geopolitiche, no? La verità, i dati non ci consentono, secondo me, ancora di avere idee chiare su quale delle due tesi sia corretta. Quindi, meglio per ora, una delle due sarà corretta, ma al momento i dati non sono ambigui, insomma, ecco, possono dare ragione a una posizione, possono dare ragione all'altra. Ma supponiamo, facciamo finta, che sia vera la seconda, cioè che ci sia in atto un processo di deglobalizzazione, lungo dovuta a divisioni geopolitiche. Facciamo finta, vi ho detto, non è affatto sicuro che sia così, però facciamo finta che sia così. Aggiungetevi l'eterogeneità culturale, aggiungetevi le divisioni religiose,
e così via, voi avete, come dire, dei potenziali scontri di civiltà. E quindi bisogna affrontare qualcosa che non è soltanto gioco di potenza, ma che acquista la pericolosità anche, o che accresce la sua pericolosità. Perché se siamo in presenza solo di un gioco di potenza, beh, il gioco di potenza può anche essere controllato, ingabbiato con la razionalità. Diventa un gioco in cui calcolo i mezzi più adatti per il raggiungimento dei miei fini e quindi posso trattare con chi razionalmente gioca sui suoi interessi. Ma se introduco l'elemento della contrapposizione delle identità culturali, religiose e così via, il gioco diventa molto più intrattabile e molto più pericoloso, capito? Però non è detto che vada così, è soltanto, come ho detto, è solo un'ipotesi. Ecco, sulla Russia è una domanda, una big question, una domanda a cui è difficile rispondere. La Russia potrà diventare Europa? Io a occhio direi di no. È vero, le elite sovietiche erano marxiste e quindi imbevute della cultura europea, ma per questo anche le elite cinesi della rivoluzione maoista, e lo hanno semplicemente adattate alla cultura precedente. La stessa cosa hanno fatto i russi. Tutti i tentativi di modernizzazione da Pietro il Grande, voi sapete, è anche uno dei modelli di riferimento di Putin, non hanno scalfito alcuni aspetti certamente il tentativo più importante in Russia di europeizzare finalmente e totalmente la Russia è quello di Caterina, ma non riesce. Non riesce perché ci sono delle difficoltà legate alla tradizione russa che lo impediscono. Per cui la Russia ha per noi questa doppia faccia, una cultura europea. Il punto è che se uno di noi parla con un russo istruito, colto, trova di avere dei riferimenti comuni, no? Mentre se parli con un colto cinese, no, perché i suoi riferimenti, a meno che lui non conosca le nostre, magari in certi casi sì, non ci sono riferimenti comuni. Con i russi sì. Quindi da una parte hai un europeo, no? Quindi, dall'altro lato però il suo mondo, non lui, ma il mondo a cui lui appartiene, non lo è fino in fondo. E non lo è fino in fondo perché non ha mai saputo accettare fino in fondo l'idea di cittadinanza e di diritti. Perché? Perché si scontrava contro la presenza dello zar. Se c'è lo zar, ci sono sudditi, non cittadini. Altrimenti la presenza dello zar e dei sudditi è incompatibile, no? In Occidente c'è stata la costituzionalizzazione, che però lì è fallita. Il tentativo che viene fatto, perché per alcuni anni c'è, poco prima della rivoluzione d'ottobre, un esperimento di questo tipo, dura pochissimo e poi si affossa. Quindi io al momento direi che non si riesce a fare della Russia un luogo in cui si afferma un'idea di cittadinanza e quindi di diritti. Noto un'altra cosa. Noi abbiamo un'idea di cittadinanza e abbiamo in realtà una cosa che caratterizza l'Occidente, al di là dei gioielli, quando la rule of law, in realtà qui noi siamo in presenza di un diritto che ci viene da Roma, che è stato preservato di fatto dalla Chiesa, che poi viene rilanciato nel Medioevo, che fa, per esempio, l'originalità dei comuni italiani. Nei comuni italiani, che erano anch'essi delle repubbliche fragilissime, però si incontra continuamente il notaio. Il notaio è una figura centrale, il notaio in realtà è un giusperito, no? Cioè il diritto ha un ruolo fondamentale. E attenzione, il diritto vuol dire che i cittadini, coloro che sono riconosciuti come cittadini, una parte degli abitanti dei comuni non erano riconosciuti come cittadini, ma quelli che erano riconosciuti come cittadini avevano dei diritti. Se voi andate
in altre civiltà troverete che questo elemento non c'è. Per esempio, c'è una tradizione importante, culturale importante cinese che è il legismo, no? Quindi l'enfasi sul ruolo della legge, ma attenzione, la legge è lo strumento attraverso cui si realizza la volontà dell'imperatore. E noi stiamo parlando di culture in cui l'enfasi è sui doveri, secondo la tradizione confuciana. No? Il dovere di amore del filiale, il dovere di rispetto e di amore per l'imperatore, eccetera, eccetera. No? Non sui diritti, non sulla cittadinanza. Questo è un elemento che ci differenzia, che rende molto complicato pensare a ipotesi di democrazia in Cina, sia perché l'impero cinese ha caratteristiche di o grande centralizzazione in momento di grande sviluppo e poi ogni tanto di crisi e di divisione interna, ma non, la democratizzazione mi sembra esclusa. E purtroppo, quindi il caso cinese lo lasciamo fuori, purtroppo il caso russo è interessante. Da un lato, indubbiamente, io credo che l'Occidente abbia commesso peccati fondamentalmente di ingenuità. A un certo punto ci siamo raccontati, perché questa era una vecchia idea liberale, che si deve a Montesquieu e Adam Smith, che però erano prudenti. Dopo sono arrivati quelli che hanno forzato la mano. Ma Montesquieu parlava del douce commerce, la tesi in altro modo ripresa anche da Adam Smith, nel senso che il commercio crea degli interessi comuni, no? Tra i paesi e quindi dopo un po' diventa più complicato farsi la guerra perché una serie di gruppi, di persone che beneficiano del commercio da una parte o dall'altra, benissimo. Però se viene dogmatizzata, questa tesi diventa, per esempio nell'Ottocento ci sono Cobden, Bastiat, che la spingono al punto per cui il libero commercio a lei elimina la guerra. Ora, in qualche modo gli occidentali ne sono stati vittime, perché hanno pensato che la Russia, ma basta semplicemente che la leghiamo al commercio ed L'errore di fondo. e questo è stato l'errore di fondo. No? L'errore comprensibile perché in effetti nella storia occidentale questa idea, per cui che idea che come dire, abbiamo cavalcato anche quando non era corretta, c'è una lettera di Coluccio Salutati, che era un umanista al servizio di Firenze, che a un certo punto in una lettera per difendere Firenze dice: Ah, beh, ma che in quel momento è in conflitto con Milano e con i Visconti, ah, beh, ma Firenze di per sé ama la pace, no? Perché siamo mercanti e quindi vogliamo la pace perché la pace aiuta gli affari. In realtà Coluccio Salutati mente. Perché Firenze di guerre ne fai come? E la povera Pisa ne sa qualcosa perché viene Guerra aggredita in permanente. guerra permanente. No? Quindi, però, questa idea secondo cui il commercio porta la pace, quindi con un paese basta che lo avviluppi nel commercio ed è fatta, e questa è l'idea che poi, vabbè, poi ci sono stati dei comportamenti tremendi perché, insomma. La Merkel non si è accorta dopo il 2014 che cosa significava. Abbiamo aumentato la dipendenza. Quindi questo è proprio un Sbaglio. abbaglio terribile. Però all'interno di un errore in qualche modo comprensibile, perché è proprio un errore che sta nella nostra tradizione. Anche gli errori si ereditano. Gli errori si ereditano e come? Certo, e abbiamo ereditato anche questo. E salvo accorgersi che non era così. Ed è interessante notare che quando è iniziata la guerra, 24 febbraio, la prima battuta di quasi tutti era: a me è una cosa anacronistica, una cosa di un'altra epoca. No, in realtà è una cosa della nostra No, ma epoca. non hanno pensato alla crisi di Yalta. Certo, non hanno pensato a questo. Hanno pensato alla Cioè, cornice. ma perché? Perché
si dava per scontato che eravamo già entrati in una sorta di pace perpetua kantiana, no? Abbiamo il commercio, gli trasferiamo le tecnologie, siamo a posto, che cosa ci vuole, no? E quindi la grande sorpresa è stata questa ed era continua nei discorsi, che quella di Putin era una mossa anacronistica, cioè non era concepibile nella nostra epoca una cosa del genere, purtroppo invece è concepibilissima. Cos'è che volevo, altra cosa che mi aveva colpito dall'intervento di Natoli, anche su tutte le altre cose sono d'accordo. Ecco, il problema della fragilità è interessante della democrazia come sistema ibrido, che in qualche modo è la riedizione, l'adattamento moderno dell'antica idea del governo misto, sostanzialmente. Questa è la democrazia, in cui non ci sono solo le elezioni, no? C'è una parte, quella parte di populismo che fa del popolo un'entità organica, no? Il popolo si esprime attraverso le elezioni, dopodiché, una volta che si è espresso, rispettiamo la volontà del popolo inteso in quel modo. Invece il popolo è un insieme di persone e di differenze e così via. Ma l'elemento democratico, nel senso di elezioni e così via, è una delle componenti, ma non è l'unica, ci sono le altre. Questo ne fa un sistema fragile, perché, per esempio, diciamo, la componente liberale, cioè protezione dei diritti individuali, e la componente democratica, la volontà della maggioranza, entrano continuamente in conflitto, no? Anzi, si può dire che in genere chi vince le elezioni è democratico e chi le perde è liberale, nel senso che chi vince le elezioni dice: beh, ma io governo perché ho avuto il voto della maggioranza. Chi ha perso, siccome non può dire questo, dice: ah, ma c'è la Costituzione, ci sono i diritti, tu stai violando i diritti individuali. No, quindi, poi naturalmente quando l'altro perde le elezioni, si Ma anche dal punto di vista della forma del pensiero, se sei minoranza rivendichi la libertà, se certo. sei maggioranza rivendichi la verità. Ma certamente, è proprio questo, è proprio questo. Ma questo va bene, però è in effetti è un sistema fragile. È un sistema fragile che però anche nella sua fragilità trova dei punti di forza, perché pensate semplicemente a come noi occidentali, con tutti gli errori, i pasticci, ne abbiamo fatti di pasticci a non finire, però tutto sommato abbiamo gestito la questione del Covid in un modo in cui la Cina, con i suoi mandarini, la sua burocrazia che viene efficiente, così via, non l'ha gestito. Cioè, la Cina ha gestito in maniera tremenda la vicenda Covid. E anzi, la questione del Covid comincia qui adesso per loro, perché hanno vaccini scadenti, non hanno l'immunità di gregge, non, niente. Cioè, noi abbiamo risolto con tutti i pasticci possibili, no? Però abbiamo affrontato in Occidente questa cosa, perché eravamo appunto una società aperta, e quelli non sono stati capaci. Noi all'inizio del Covid, mi ricordo benissimo che gli esperti dicevano: ah, per il vaccino ci vorranno anni, 6 mesi dopo è arrivato. Perché in una società in cui tu lasci libere le persone, le aziende e così via di muoversi, prima o poi questo produce. Se invece c'è un controllo centralizzato, l'esito è cinese. Quindi da un lato abbiamo questa grande fragilità, però anche questo grande, grande forza, no? Il problema di sicuro non, la democrazia non è esportabile perché lo abbiamo visto. Le democrazie nel mondo sono poche. C'è stata una fase dopo la caduta del muro di Berlino in cui c'era stato un processo di democratizzazione. Sembrava che tutto il mondo dovesse democratizzarsi. Poi rapidamente questa cosa è finita. Però, e quindi questo non è immaginabile, però tra la democrazia e regimi inaccettabili dal punto di vista, ci sono in mezzo varie possibilità. Cioè, quindi non è detto che anzi, certamente moltissime società non adotterebbero mai
la nostra idea di democrazia è in qualche modo è anche persino corretto. Se tu appartieni a un'altra tradizione, ma per quale ragione devi pensare che... Ma però c'è modo e modo. Ci sono società più decenti di altre, pur all'interno di un... E quindi, da questo punto di vista, io effettivamente credo che l'Occidente ha grandissime difficoltà, pesantissime difficoltà, legate alle dinamiche di lungo periodo, a ragioni congiunturali, al fatto che è possibile che, come dire, gli interessi tra Stati Uniti e Europa divergano, è possibile. Per esempio, pensate, gli Stati Uniti hanno l'indipendenza energetica, che noi non abbiamo, cioè questo già di per sé è un elemento di asimmetria che... Tuttavia, una delle caratteristiche del mondo occidentale, pur con carognate che ogni tanto scappano, questo è inevitabile, è che la pace che promette non è di tipo cartaginese. Cioè, mentre questo è la pace che promettono gli altri. Questa è la pace che promette nel Xinjiang o che mantiene nel Xinjiang la Cina, o pensate a che cosa è nella mente di Putin l'impero russo, no? O pensate all'Iran e così via. E allora un eccessivo indebolimento del mondo occidentale, che è possibilissimo, nonostante i suoi elementi di forza, eccetera, eccetera, a mio giudizio renderebbe molto, molto difficile avere un mondo sia più stabile e sia un mondo nel quale sia possibile fare circolare qualche idea di perlomeno società decente. Ecco. C'erano diverse altre cose che Anatolia ha detto di cui condividevo totalmente, le ho lasciate fuori solo perché le condividevo totalmente. Ce n'era una in particolare? Qual era? Scusate, arrivo subito, poi dopo... Lascio su. Se la ritrovo, la ritrovo dopo. Va bene, mi fermo qui. Salvatore, hai qualcosa da dire? No, allarghiamo le domande. Anche perché. Andrea Stefano, avviso anche per il chat. Scusate, siamo in due luoghi differenti. Prego, che direttamente Gisella, mia moglie, protesta e fa di già e carta. Subito, non siamo abituati a vederlo subito, ci sembrerebbe strano. Non è una giornata qualsiasi oggi, non di sicuro per questa nostra chiacchierata, ma perché in Tunisia ci sono le elezioni. Quindi la Tunisia non è per noi un paese qualsiasi, non solo perché, come scrissero i giornali quando fu cacciato Ben Ali, il dittatore, fummo noi italiani che mettevamo Ben Ali a capo della Tunisia, ex capo dei servizi segreti. Martini, l'ammiraglio Martini, disse: beh, insomma, qui ci sono gli algerini che dicono il gas che va a finire agli italiani passa dalla Tunisia. In Tunisia non ce la fate a cacciare via Bourguiba, che è vecchio, poverino, non riesce più a reggere. Non ce la fate a sostituirlo, o qualcuno trova una sistemazione, oppure noi invadiamo lì. E ne nasce una guerra a nord dell'Atlante, dei Monti Azzurri. Allora noi provvedemmo, mettemmo a capo della Tunisia, dopo aver avvertito i francesi, il capo dei servizi segreti, cioè Ben Ali, sono stati 25 anni di dittatura. Dopodiché noi abbiamo detto: c'è stata la ribellione in Tunisia, noi italiani cosa facciamo? Mandiamo là in Tunisia, che hanno lavorato bene, una serie di esperti di Costituzione. Costituzione tunisina, quella vigente fino a un anno fa, l'avevamo fatta noi italiani. Bene, oggi in Tunisia ci sono le elezioni, chi fa le elezioni è il presidente che ha soppresso quella Costituzione lì, ne ha fatto un'altra, da un anno governa con i decreti, eccetera, eccetera. Bene, è fallito il nostro tentativo di esportare con modi pacifici. Perché ci hanno provato anche gli americani a esportarli con modi un po' meno pacifici ed è andata a buca. Alcune concessioni di
se lei la pensa diverso da me, chiacchieriamo tutte e due senza tutelarci. Se questo gruppo sociale vince le elezioni, io protesto, perché è giusto. Però, insomma, la prossima volta so che sono rispettato. Cose di questo tipo qui, a cui io non rinuncerei mai. Perché per mia fortuna sono nato dopo 45, insomma. Bene, allora c'è un problema. Vuoi vedere che le democrazie occidentali sono in crisi? Perché alcune cose a fondamento delle democrazie occidentali non reggono più quando si va a sbattere con una parte del mondo che proprio vive su altre cose, ma totalmente su altre cose. Facciamo faccio questa domanda. Il centro di espansione della democrazia occidentale è stato per lunghissimo tempo gli Stati Uniti. Bene, quante volte la parola Stati Uniti c'è nella Costituzione degli Stati Uniti? Qualcuno dirà c'è numerose volte. Il numero di volte in cui la parola democrazia compare nella Costituzione degli Stati Uniti, secondo quelli di Limes che dicono di intendersi, è 0 volte. Nella Costituzione degli Stati Uniti compare numerosissime volte la parola individuo. Allora, non sarà che noi siamo eredi, che a mio parere per me è stata una fortuna, spero che per voi, di una concezione per cui c'è il singolo, l'individuo, che va rispettato, e cerchiamo di proporla, di espandersi, non sarà che questa roba, che per me è stata fondamentale, per mia moglie, i figli, non sarà che andando a sbattere con la globalizzazione, con gli altri 3/4 del mondo, magari qualcuno in più, non ce n'è, non viene capito, non gli interessa. Cioè, non sarà che 3/4 del mondo vivono ancora, ad esempio, sulla concezione di la comunità importante, che ha un corollario, perché se la comunità lì, circoli d'ossetti, venendo qui io scopro che non ha fatto un vaccino e domani mi porto a casa il COVID perché la comunità del circoli d'ossetti ha deciso di non fare il vaccino, allora io, non io, ma la comunità del Cataneo, che cosa fa? Va a Sesto San Giovanni, distrugge tutto ciò che il Bianchi ha lasciato, perché si rifaccia poi il 5-2-7. Quindi molta parte del mondo vive con una concezione che non è quella dell'individuo che conta, ma vive con una concezione che è quella della comunità e col corollario della responsabilità corporativa, della personalità corporativa. Noi, cercando di esportare questa cosa che è qui, la Dichiarazione dei diritti universali dei diritti dell'uomo, 30 articoli, poi sono un po' di trattati, noi andiamo a sbattere contro 3/4 dell'umanità che dicono: ma che cos'è una nuova colonizzazione? Bella questa, ne abbiamo già avute tante colonizzazioni. In particolare, se noi la prendiamo in mano, vedete, come ho visto io prima quando le controllavo, che 28 dei 30 articoli cominciano con ogni individuo, nessun individuo, ogni individuo, nessun individuo. E soltanto l'articolo 16 comincia con uomini e donne, poi un'altra finale. Allora, qui il problema è un po' più complesso. Bisogna accettare nell'interloquire con questi, perché si può interloquire con le portaerei, gli americani sono specializzati. Con la Cina stanno interloquendo benissimo con le portaerei. Se le cacciano intorno, proteggono gli stretti e la cosa funziona bene anche per noi. Perché i cinesi vivono con l'idea della dama cinese, cioè non è importante distruggere l'avversario, ma controllare l'avversario in modo tale che non possa muoversi. Se i cinesi controllano gli stretti cinesi, gli stretti del mar della Cina, ci dominano. Noi, viceversa, le portaerei ce le dobbiamo mettere, guai se non le mettessimo. Però non basta affidarsi alle sole portaerei. Dobbiamo accettare che alcune cose di questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sono sbagliate, vanno riviste insieme a loro, perché quando l'abbiamo fatta nel 48-50, l'Indonesia non si sapeva neanche che esistesse. Io di sicuro no, che sarei un altro.
La Cina erano molto impegnati fra di loro in scaramucce, ogni scaramuccia costava 500.000 di morti, quindi erano impegnati. La Germania era sconfitta, l'Africa forse esisteva, ma forse non era ancora uscita dal mare, per cui non è ben chiaro. Allora, questa qui è tutta fondata sulla concezione anglosassone dei diritti dell'uomo. Stalin diceva, io firmo tutto, il padre e padre, sì. Firmo tutto, tanto mi comando io, diceva Stalin. Bene, allora, come si fa ad andare da un cinese e dire la seguente cosa? Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini dello Stato. Articolo 13,1. Ma se quelli hanno sperimentato negli anni 50, quando si misero a fare le comuni agricole, hanno sperimentato, adesso la dico con la parola mandarina, perché qualcuno crede che io conosco il mandarino, ma tu conosco tu basso di niente. Si dice Manliu. Hanno sperimentato il flusso cieco. C'è un enorme movimento di masse all'interno della Cina. Hanno detto, ma fermiamo la prova perché qui va a finire male. Poi l'hanno realizzato dopo, ma a quel momento lo fermarono. Bene, lì la comunità, che non è rappresentata da soltanto la famiglia, io, la Giselle, i figli, i nipoti, eccetera, non è rappresentata soltanto quel pezzo di famiglia che non è qui, non si vede perché sta là, è la famiglia antenata. Ma la comunità è rappresentata da quelli della stessa provincia, da quelli della stessa etnia, i Han o che altro. E sopra la comunità c'è quello che sta in mezzo che cosa? In mezzo fra il cielo e la terra, l'imperatore. Che poi si chiama presidente del comitato centrale, allora il problema per noi è questo. Forse conviene qualche volta quando passiamo da Pavia, andare là in quella chiesa che è citata da Dante, che è brutta proprio, entrando uno schifo, dove c'è il catafalco di Sant'Agostino. Ma non per stare lì a Sant'Agostino, bisogna andare sotto, dove sono le ossa di Severino Boese. Perché a suo tempo questo qui, per strana, tirò fuori il concetto di persona, che non è soltanto un individuo, ma questa storia qui dell'irrazionalis natura, individuo sostanza, perché è un rapporto con la comunità. Non è l'individuo anglosassone che conta nella concezione della persona della Chiesa Cattolica e della Germania. Non è l'individuo che conta, conta la comunità. E non è un caso che il tedesco andando 15 giorni fa in Cina, non è solo per commerciare, è anche per commerciare, abbia portato con sé il presidente di quella società che ha inventato il vaccino Pfizer. Perché i cinesi hanno un problema, il vaccino lo fecero anche loro, il metodo di vecchio è molto meno efficace del nostro, si è portato Pfizer perché? Perché dice che lì c'è una comunità da salvare, oltre che da farci soldi. Grazie. Ciao a tutti, interventi Andrea e... Sì. 12 e mezza di lo dico a beneficio di tutti, 12 e mezza. Intervento breve. Vorrei tornare a un concetto evocato stamattina dal professor Natoli in commento al testo del professor Panebianco, che è quello di democratura, cioè le patologie, no? Della democrazia e segnatamente delle democrazie che sono il derivato, diciamo, no? della visione occidentale, io direi segnatamente di quella voluta dagli Stati Uniti d'America. Ora, se era abbastanza comprensibile questo fatto, io vorrei calare la mia domanda soprattutto nel contesto italiano, cioè nella nostra Italia. Se era comprensibile questo fatto, soprattutto nella fase della cosiddetta guerra fredda, in cui si scontravano anche due modelli, no, contrapposti, economico e sociale e anche produttivi, mi pare che con la caduta del muro di Berlino e successivamente si sia potuto constatare il fatto che si può diventare superpotenze, magari la seconda superpotenza, non esattamente adottando modelli democratici. Cioè la Cina, per esempio, può vantare, io credo, in questa fase di essere la seconda potenza mondiale non adottando un modello, diciamo, come intenderemo noi, democratico. E allora, calando, diciamo, la democratura ancora di più nel contesto italiano, dove, diciamo, le disaffezioni
delle prassi democratiche sono piuttosto evidenti, soprattutto per esempio nei contesti elettorali in cui copiosi numeri di cittadini non vanno più, non si recano più alle urne perché non hanno più, diciamo, fiducia in questo modello. E magari in questi numeri copiosi ci sono dentro proprio le fasce più deboli, quelle che, diciamo, dal sistema democratico, che è un sistema che dovrebbe appunto tutelare i diritti individuali e segnatamente quelli delle fasce più fragili della popolazione, non hanno più fiducia in questo modello. E allora io chiedo ai nostri due interlocutori, perché io, diciamo, sono moderatamente convinto che comunque sia meglio comunque questo sistema imperfetto piuttosto che altri, però io vorrei chiedere ancora di più, no, appunto, ai nostri due interlocutori di stamattina, perché non tanto potendo scegliere si dovrebbe nascere non tanto appunto a New York piuttosto che a Londra piuttosto che a Parigi, ma appunto a Roma oppure a Milano, perché se è vero che il sistema democratico ha comunque ancora dei notevoli vantaggi, mostra però altrettante crepe. Il professor Panebianco citava prima per esempio la debacle cinese dal punto di vista di come è stata affrontata la pandemia, cosa vera, no? Le questioni. Però insomma, anche qui nella locomotiva d'Italia, in regione Lombardia, non è che sono state da questo punto di vista tutte rose e fiori, cioè abbiamo percepito anche noi il fatto, per esempio, che la medicina territoriale fosse piuttosto debole anche nella nostra regione. Allora la mia domanda è appunto: convincetemi ancora di più che valga la pena di essere nati, di nascere, diciamo, nel nostro paese, non soltanto a Milano e a Roma, ma anche in contesti magari anche meno sviluppati e produttivi come il nostro Sud Italia. Vi ringrazio. Prego, Stefano. Vado per flash per risparmiare tempo. Il concetto di fondo mio è che percepisco la sensazione che nella crisi delle democrazie occidentali ci sia una crisi particolare europea, nel senso che se io guardo l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, gli stessi Stati Uniti, vedo tanti problemi, ma non vedo un problema di identità, cosa che invece vedo in Europa. Faccio dei flash proprio per rendere l'idea. Giovanni Bianchi, fondatore di questo circolo, ebbe a dire proprio durante una lezione che la stragrande maggioranza dei migranti che vengono in Europa ci vengono attirati dal nostro welfare, dai diritti che nonostante tutto l'Europa riesce a garantire. Quindi per le persone di questi paesi l'Europa è attrattiva. Però se io penso a come viene percepita l'Europa da tutti, non so, dai vari autocrati, dittatori, adesso si parla molto di Qatar, leggendo le intercettazioni, emerge una concezione dei paesi europei come paesi fragili, costruzioni precarie, costruzioni che possono essere comprate, manipolate. Se pensiamo all'intervista di Putin al Financial Times, piuttosto che il modo con cui Orban tratta l'Unione Europea o Erdogan, insomma, non mancano. Pensiamo a quello che sta accadendo in Iran. A me ha molto colpito il fatto che il governo italiano, oltre a non manifestare in maniera adeguata a sostegno degli studenti che stanno venendo sequestrati, torturati e uccisi, ha pensato di fare una cosa buona invitando a parlare i Mujahideen del Popolo, che sono un'organizzazione che esiste in Iran, ma che è basata su ideologie marxiste più o meno edulcorate, che i giovani rifiutano totalmente. Io ho letto delle dichiarazioni dei giovani iraniani che dicono: per favore non invitate questi, non vogliamo passare dagli ayatollah assassini a una dittatura marxista, noi vogliamo vivere come voi, vogliamo i diritti che avete voi, e noi ci rifiutiamo in Europa di accettare questa cosa, che in questi paesi tanta gente vuole vivere proprio come noi, aspira a quelle cose che noi vediamo magari accentuando gli elementi critici. Chiudo con una piccola provocazione, mi permetterete. Ai recenti mondiali di calcio, la Francia, che ha battuto il Marocco, aveva 13 calciatori di origine africana. Ora, se c'è un paese che secondo me
aveva tutte le carte in regola, come dire, per aver dimostrato nei fatti una capacità di assimilazione. Questo è la Francia. Eppure, se voi ci pensate, nei quarti di finale un calciatore marocchino aveva detto: dedico questa vittoria al Marocco, ai paesi arabi e a tutti i musulmani. Una dichiarazione simile la poteva fare un indiano, un asiatico, un sudamericano, gli stessi statunitensi l'avrebbero potuta fare tranquillamente, no? Se l'avesse fatta un francese o un europeo, io sono sicuro che sarebbero apparsi articoli del tipo: ah, nostalgici del colonialismo, ah, ecco. Cioè, questo complesso di colpa che l'Europa si porta dietro, a mio avviso, deve essere abbandonato. Dobbiamo smetterla di lisciare il pelo a dittatori, autocrati vari, senza dialogare con le forze vive, che in quelle società citava prima la Tunisia, lui. Lì c'è stata una rivoluzione democratica, vera, con mille difficoltà, ma i nostri interlocutori devono essere quelli, non devono essere l'UCOI o le associazioni più o meno estremiste in un senso o nell'altro, devono essere quelle che, come dire, si riconoscono in quei quattro valori che il professor Panebianco diceva. Scusi, questa cosa dei Mujahideen del popolo, che cos'è esattamente? Perché non... È un'organizzazione... No, so che cos'è, no. L'episodio a cui lei si riferisce, chi li ha invitato? Non so dirle chi di preciso, ho letto sui giornali che il governo italiano, però non vorrei attribuire, siccome non ho approfondito. Sembra strano proprio il governo italiano. Qualcuno probabilmente ha ritenuto di invitarli come rappresentanti. Ecco, adesso non volevo attribuire una colpa specifica, ma se vuole già. Grazie Stefano, possiamo andare con le risposte. Gli argomenti sono tanti, sono sempre ben spiegati. Andiamo di tre in tre. Una notazione storica a proposito di Tunisia. C'è una sorta di quadriglia: la Tunisia, la Libia, la Francia, l'Italia. La Francia invade nel 1881 la Tunisia. Questo è considerato dagli italiani un affronto terribile, perché Mediterraneo, no? A questo punto parte, naturalmente poi l'Italia è lenta, parte l'iniziativa di prima o poi prendersi la Libia. Ci mettono 30 anni però per arrivare in Libia, perché ci vanno nel 1911, quindi insomma, diciamo, i tempi delle nostre come dire, costruzioni pubbliche in Italia, no? Cioè, i tempi per comincia dopo l'81 un processo che porterà nel 1911 all'intervento in Libia. Bene, cade il tiranno tunisino, che è un pupazzo francese. A questo punto la Francia dice: ma no, mica l'Italia si tiene Gheddafi e la Libia. Risultato, insieme a Camerun, spingono la NATO all'intervento in Libia. L'intervento in Libia è strettamente collegato alla rivoluzione tunisina, che ha scippato un cliente, no? E quindi dice: scippato quel cliente lì, adesso scippiamo anche il cliente agli italiani. Macron non c'era ancora, c'era Sarkozy, a quell'epoca c'era presidente francese Sarkozy e l'inglese, il premier inglese era Cameron, e il presidente era Obama. E noi ci siamo stati, però. Cioè, l'Italia è in una situazione di particolare debolezza, abbiamo sostanzialmente accettato, però c'è questo strano legame che dall'81 lega la Tunisia, la Libia, l'Italia e la Francia, ma era solo una particolarità. E sulla crisi europea, sì, la crisi europea è forte. Da un lato l'Europa è punto di riferimento, perché primo, gli iraniani vorrebbero vivere come noi. Secondo, la maggior parte delle persone che vengono qui vengono perché vogliono il welfare nostro, vogliono i diritti di cui godiamo qui e loro a casa loro no. Quindi da questo punto di vista sì. Poi l'Europa ha un grossissimo problema, cioè in effetti è dubbio che riesca a stare in piedi da sola se per caso gli Stati Uniti se ne vanno. Ci mollano. Questo è il grosso problema. Secondo me la ragione principale è un problema di leadership.
Cioè, per esempio, tutte le chiacchiere sulla difesa europea. Ma come fai a fare la difesa europea se 27 stati hanno il potere di veto? No? Cioè, basta che uno alzi il dito che non è d'accordo, la difesa non serve a niente. Allora è un problema di leadership. Il problema di leadership in Europa può essere così definito. La Francia vorrei ma non posso, la Germania potrei ma non voglio. Cioè, il paese che ha una capacità di leadership in teoria sulla carta è la Germania, ma per la sua storia, il nazismo, la sconfitta nella seconda guerra mondiale, il modo in cui è nata la Repubblica Federale Tedesca, la Germania, sia la sua classe dirigente, sia il paese, non ha nessuna voglia. Pensate questo, siccome la classe dirigente poi tedesca è comunque seria, che all'epoca di Trump, mentre noi eravamo tranquilli, non si è mai sentito parlare di questi temi, i tedeschi erano terrorizzati, perché se Trump mantiene la sua posizione isolazionista e gli americani se ne vanno, noi che facciamo? No? Cioè, essendo seri i tedeschi, il problema se lo ponevano. No? Poi non erano capaci di trovare la soluzione, perché, però il problema se lo poneva. E quindi c'è un problema di leadership in Europa. Gli italiani naturalmente all'interno di questo possono essere più o meno influenti, ma naturalmente non possono avere un ruolo di leadership. No? E fin quando il problema della leadership in Europa non viene risolto, secondo me, noi siamo nei guai. Soprattutto se davvero accadrà che gli Stati Uniti si stacchino perché troppo proiettati sulla Cina e non più in grado in seguito. Al momento nella guerra in Ucraina hanno dimostrato di essere collocati diversamente, però prima della guerra in Ucraina la sensazione fosse che anche Biden si spostasse nettamente dall'altra parte, cioè non, l'idea che l'Europa fosse in qualche modo, anche quell'idea che poi si è dimostrata debolissima perché era fragilissima, troppi interessi contrapposti, le democrazie contro le autocrazie di Biden, era in realtà un chiamare a raccolta nella competizione con i cinesi, cioè quindi, e invece l'Ucraina ha cambiato la prospettiva, ma fino a quando questo durerà? No? E se gli Stati Uniti ci lasciano, no? Noi che facciamo se non abbiamo, visto che non abbiamo capacità di leadership che è necessaria se vuoi costruire un'Europa sicura? Questa è la domanda e nessuno naturalmente sa rispondere, io personalmente non so rispondere. C'è carenza di cultura nel ceto politico. Non credo che sia solo questo. Credo che, naturalmente questo è un elemento, credo che sia il fatto che l'Europa si è dato suicidata con due guerre mondiali, che pesano, perché la storia pesa e come pesa. Si può fingere di vivere nel presente, ma il passato pesa e quando te ne dimentichi poi si vendica. La storia si vendica sempre quando la si dimentica. E poi c'è il fatto che l'Europa ha vissuto fino ad oggi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, essendo un consumatore di sicurezza anziché un produttore. Cioè, un consumatore di sicurezza anziché un produttore. Cioè, la sicurezza era fornita dagli Stati Uniti. E quindi quando tu sei abituato, non vai a tu a spiegare alle persone, ma non in Italia, dappertutto in Europa, che per esempio bisogna ridimensionare certi aspetti del welfare perché bisogna spostare risorse sulla difesa. Però uno ci prova, poi non viene rieletto, semplicemente. No, adesso vediamo con ciò. Eh? Adesso vediamo con ciò, perché la Germania è diverso. Ma la Germania ha dato l'impressione, ha fatto un annuncio, dopodiché però ancora non è successo niente, ma comunque vediamo. E in ogni caso le mosse della Germania sono state quasi tutte mosse del tutto autonome e certamente non tese a dire io assumo un ruolo di leadership, come abbiamo visto, come già abbiamo detto, quando gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale assumono un ruolo di leadership
ne accettano gli onori ma anche gli oneri, perché la leadership comporta anche oneri, no? E qui la Germania gli oneri non li vuole assumere, non c'è nessun segnale in questo senso, purtroppo, perché in realtà senza la Germania in un ruolo di leadership non vedo bene come cosa l'Europa onestamente possa combinare. E quindi siamo in una situazione molto difficile, obiettivamente, perché in qualche modo siamo appesi all'elettore del Wisconsin o del Tennessee. Cioè, a seconda di cosa pensa lui, no? Noi abbiamo ci saranno degli esiti in Europa di un tipo o dell'altro. Chicago ribattono il risultato. Esatto. No, domande siamo a posto. Domande. Io sono. Puoi interloquire? No, io sono appunto. Una sola annotazione. Che diciamo potrebbe in qualche modo favorire questa espansione, non imposizione del modello occidentale, e che di fatto, anche se la democrazia come modello politico non c'è, è un'anomalia, però lo stile di vita occidente è attraente nel mondo. Sì. Una delle ragioni per cui la Russia è crollata per entropia è che il modello occidentale come stile di vita era penetrato in quella società. E allora, questo può essere un vantaggio o uno svantaggio? Nel senso che se noi consideriamo l'assetto delle libertà, siamo d'accordo, il modello occidentale è una categoria storica nell'evoluzione della forma politica più riuscita. Ma se guardiamo agli stili di vita, ci troviamo in quella situazione che il modello occidentale, se per un lato seduce per le libertà, introduce anche quell'elemento di crisi delle gerarchie. E quindi se c'è una propagazione buona, e ci può essere anche un'infezione cattiva. In ogni caso, però, l'elemento paraottimistico è che io ritengo che come processo evolutivo questo sia in corso. E molti fondamentalismi sono i colpi di coda alle secolarizzazioni. Comunque sono reazioni alla secolarizzazione. Colpi di coda. Sì. E questo è un processo irreversibile. E qui ci sarà la seconda parte del libro. Perché la secolarizzazione della società è più penetrante di quanto non siano i modelli istituzionali. Si tratterebbe di usare bene questo vantaggio e non corrompere le stesse società. Volevo solo fare un'ultima osservazione, ma di carattere metodologico generale. Io ho insegnato per molti anni geopolitica e normalmente ero piuttosto infastidito dai testi standard di geopolitica. Perché? Perché i testi standard di geopolitica sembrerebbe una scienza umana sostanzialmente, peccato che gli esseri umani non ci siano. Cioè, è una... è l'opposto di quello che dico io. Cioè, no, non ci sono. Perché cosa c'è? Ci sono i condizionamenti geografici e poi ci sono, cioè gli unici esseri umani che ci sono i leader sostanzialmente. Cioè, e basta, non solo loro. No, per cui l'America fa questo, la Russia fa quest'altro, la Cina fa quest'altro e fondamentalmente la Cina, la Russia, eccetera, sono i loro capi praticamente, no? Gli altri esseri umani ci sono.
Una geopolitica di questo tipo a me non interessa e secondo me conduce a gravissimi errori di interpretazione, cioè non è soltanto non mi interessa perché non mi piace, fatto estetico, no, è che produce degli errori gravi di interpretazione dei fatti, perché le persone ci sono e entrano negli ingranaggi i leader possono anche prendere una decisione, hanno un piano, no? Poi dopo ci sono le persone comuni che si muovono in un altro modo. Io ricordo che lo trovai quasi commovente. Poco prima dell'invasione, quando ormai si sapeva che l'invasione era in atto, un servizio televisivo riprende dei ragazzi a Kiev, ragazzi e ragazze, ragazzi di studenti liceali e universitari, che stavano preparando delle molotov. Ora, dopo abbiamo visto che l'armata russa era molto meno potente, però in quel momento no, sembravano quelli con la bionda mentre stava arrivando, ed era commovente vedere questi ragazzi. E questi ragazzi stavano per andare incontro alla morte, no, o perlomeno tutto diceva. Guardavi questi ragazzi che poi erano come i nostri, cioè ragazzi del liceo, dell'università, e lì c'è qualcosa che i capi di Stato spesso non capiscono. Possono capire i capi democratici perché hanno a che fare con le elezioni, hanno a che fare con i comizi, incontrano le persone, stringono delle mani, si trovano obiezioni, ma gli autocrati, men che mai. A volte però anche i politici democratici non colgono questo aspetto, anche loro. Gli autocrati poi mai, perché gli autocrati si trovano solo di fronte persone plaudenti perché devono applaudire, no? Allora, dal mio punto di vista, una geopolitica che dimentica le persone in carne ed ossa, qualcuno ha parlato della persona e dell'individuo, ci sono persona, individuo, l'individuo è di una tradizione liberale, la persona viene dalla Grecia, dal pensiero greco e dal cristianesimo. No? Però c'è anche un individualismo non esasperato, c'è anche che si concilia benissimo con l'idea di persona. È l'individuo, quando tu pensi che l'individuo c'è perché interagisce con altri individui. No? Cioè, c'è un individualismo che dice che tratta gli individui come atomi, quello è una forma di estremizzazione che parla di esseri umani che non esistono semplicemente. Tutti noi fin da piccoli interagiamo con altri, nella famiglia, fuori e così via. E quindi questo individualismo, un individualismo che tiene conto dell'interazione tra le persone, tra gli individui, no, a mio giudizio è intercambiabile con l'idea di persona, che rinvia legami, comunità e così via. Però è anche vero che non si può affermare la comunità contro l'individuo, perché altrimenti si entra in un mondo che non è quello occidentale, perché a quel punto i diritti individuali di cittadinanza perdono forza. Se conta la comunità, quindi è un problema di bilanciamento. Nessuno di noi può fare a meno di comunità, perché nessuno di noi può vivere nel vuoto senza legami, no? E quindi i legami sono necessari, però il problema è bilanciare i legami con il diritto le libertà dell'individuo o persona che si voglia, no? Quindi ed è vero, certo, che i processi di modernizzazione possono portare a forti erosioni dei legami. Per questo sì, è la doppia faccia, è l'anomia, ed è poi quella forma di individualismo perverso di cui parlava Tocqueville, certo. No? Cioè l'atomizzazione con tutta una serie di conseguenze che sono anche le tirannie delle maggioranze, no? e così via. Per cui, poi la tendenza verso l'anonimo. All'anonimato e così via. E quindi c'è l'aspetto positivo,
E naturalmente c'è l'altra faccia, appunto, perché certo, se nel noi non possiamo sapere com'è il futuro, però può fare da volano, aspettiamo. Sì, naturalmente, processi di secolarizzazione posto, cioè, se gli aspetti però negativi, no, per bisogna fare in modo che non ci sia una mimesi certo, verso l'uniformità, no? certo. Però naturalmente noi non conosciamo il futuro, quindi è sperabile che questo resista, cioè che quindi anche se gli aspetti negativi non possono essere del tutto eliminati, che perlomeno vengano contenuti, questo sì, questo è sperabile. Vuol dire che questa dichiarazione dobbiamo cominciare ad avere il coraggio di dire, rivediamola tenendo conto del pensiero degli indonesiani, dei cinesi e di alcune etnie. Guardi, il mondo può essere visto solo da un punto di vista, il proprio. Cioè, io a un certo punto è partita e fa parte di quella del fardello dell'uomo bianco, la colpevolizzazione dell'Europa in quanto colonialista. L'idea che gli studi europei siano sempre stati eurocentrici, verissimo. Così come gli studi cinesi sono sempre stati sinocentrici, nel senso che io posso guardare il mondo solo dal mio punto di vista. Se faccio un potpourri, se faccio un minestrone, perdo la visione, perdo una qualche relazione al valore, metto insieme gli indonesiani, i cinesi, gli europei e il risultato è niente. Non mi trovo in pugno niente, non ho una scala di valori a cui appendermi e da cui partire, che badate è essenziale anche negli studi. Cioè non è che uno studioso arriva su un problema, e parlo degli studi umanistici naturalmente, e ci arriva come tabula rasa, ha dei criteri precedenti che gli servono per stabilire questo è rilevante e questo non lo è, no? Quindi io devo avere questi criteri. E questi criteri che cosa me li fornisce? Da dove mi vengono? Sono dalla mia cultura, dalla cultura di cui sono cresciuto e nato, no? Quindi se io mi disancoro, penso di disancorarmi, nell'illusione di poter mettere insieme culture molto diverse, lontane, il risultato secondo me è che invece credo di rendere la mia vista più acuta, e in realtà divento incapace di vedere di vedere le cose, quindi di riuscire a trovare, a stabilire ciò che è rilevante e ciò che non lo è. Perché questa è la prima decisione che dobbiamo prendere quando osserviamo il mondo. Che cosa di quello che osservo è rilevante e che cosa non lo è? E come lo decido? Lo decido sulla l'idea che di Weber della relazione al valore, fondamentalmente, che era un'idea neocantiana. Chiudo molto velocemente su questo, la questione del punto di vista senza il quale non si riesce a leggere la realtà, ma anche un accenno fondamentale al desiderio delle persone di migliorare la propria condizione. Erano due dei temi che Giovanni Bianchi tornava molto spesso. Possibile leggere i fenomeni migratori, quindi anche le nostre capacità di interagendo quelle persone senza pensare a cosa si aspettano loro, perché vengono qui, quindi senza pensare al ruolo, al desiderio della singola persona di migliorare se stessa venendo in un altro posto, è impossibile capire i fenomeni migratori, anche come, fondamentalmente, come gestirli. Una piccola notazione mi sembrava interessante per rilanciare la prossima lezione. La prossima lezione sarà proprio un focus più specifico sulla guerra russo-ucraina, con Mirko Campochiari, lo faremo online il 14. Mi è sembrato curioso, forse un fatto casuale, forse non lo so, ma la Russia ha attaccato l'Ucraina il 24 di febbraio. Abbiamo aspettato la chiusura delle Olimpiadi. Hanno voluto ancorarsi a questo vecchio legame culturale, civile, per la quale durante le Olimpiadi non si fa la guerra, non lo so. Però se questa fosse una risposta vera, o meglio, se questa fosse vera, forse
qualche strada, sempre attinente alla nostra cultura, alla nostra scala di valori, forse, chissà quando, magari fra qualche secondo, potremo sapere, magari la troveremo. Grazie, grazie ancora tanto, professor Tonegato, grazie professor. Grazie a tutti, a tutte le persone che sono qui, a quelle che ci hanno visto da casa e che ci rivedranno da casa. Grazie.